Siamo nella zona di Kherson, nella zona che gli ucraini stanno cercando di riprendere dal settore di Mykolaiv, Odessa, verso est, davanti alla penisola di Crimea. Questo è il villaggio di Pervomaske, che è stato preso dai russi all'inizio, riconquistato dagli ucraini nel tentativo di ricacciarli indietro verso est. Però bombardato, mi dicevano i soldati che sono con noi, soltanto nelle ultime settimane. C'erano dei civili, adesso cercheremo di parlare con loro. Questo è un, qui c'è tra l'altro un deposito di grano che è stato colpito, un grande silos. Vedete il tipo di distruzioni, qui veramente sono massicce. C'era un posto, c'è un posto di blocco ucraino e è stato colpito poco fa, pochi giorni fa, c'è stato un incendio che ha distrutto i campi di grano qua attorno, che peraltro non sono trebbiati, non vengono lavorati a causa della presenza di oggetti inesplosi. C'è ancora un po' di popolazione civile in questi settori che saranno sempre più interessati dall'offensiva ucraina che cerca di riprendere appunto Kherson. Qui siamo con i soldati della brigata 63, della 63esima brigata, che è una brigata meccanizzata. Loro non si fanno vedere, vediamo se dopo riusciranno a parlare con noi. Questa è la scuola, come vedete è stata colpita, è un classico, avviene dovunque, la usano i russi, la usano gli ucraini per alloggiare le truppe durante i combattimenti. I russi che sono qui dietro, a circa 4-5 km, quindi i loro cannoni arrivano sia qui verso nord-est e a est decisamente, sparano con i missili all'inizio e adesso a cannonate. Vedete il risultato? Qui è chiaramente un missile. Questo potrebbe essere un S-300, un Dostoevskij. Vedete, questo è un missile, queste non sono cannonate. Col sergente Lucas, che è tra l'altro qui della regione, e che ci ha accompagnato in questa visita in queste zone a est, a ovest di Kherson. Lucas, how far are the Russian? Перші російські позиції знаходяться десь в 5 кілометрах звідси. Circa, lui dice circa 5 chilometri. Lucas, and when was last time that the Russian shot at this village? Сьогодні вночі були ракетні касетні обстріли по Первомайському. Lui dice che sono state dei colpi a bombe a frammentazione e è avvenuto nelle ultime ore, quest'ultima notte, quindi poche ore fa. Guardate gli effetti di una bomba, si chiama Huracan, è una specie di grad di questi missili che sparano in serie, particolarmente forte, cioè 220 mm, guardate il tipo di cratere che causa e i danni attorno nelle case. Ci dicono di fare in fretta perché c'è l'aviazione ucraina che sta attaccando quella russa più vicino e hanno paura di scendere le reazioni da terra e quindi adesso ci chiedono di andare in un basement, in un rifugio, in qualche cantina. Adesso vediamo. Siamo in una delle cantine di questo villaggio dove abbiamo trovato alcuni civili. Loro dicono che loro passano ormai gran parte del loro tempo sottoterra. Con noi ci sono anche dei militari che non possiamo filmare, ma i video vedono circa una ventina di persone, c'è per esempio Vitali, Vito dice all'italiano, che produce anche una piccola vigna, produce vino rosso, però lavorano anche molto qui nelle fabbriche. Come avete visto il villaggio è semidistrutto. In tempi normali c'erano 5.000 abitanti e oggi sono meno di 200, quindi capite che, e loro dicono, la grande maggioranza è scappata verso l'Ucraina occidentale, verso il governo Zelensky, però anche alcuni sappiamo sono scappati dalla parte russa. Dopo l'arrivo dell'aviazione russa e la risposta ucraina ci hanno obbligato a stare nelle trincee, siamo scesi, ci sono stati parecchi spari di artiglieria, siamo appena dietro le prime linee, i russi sono qui a 3 km. Quindi c'è una primissima linea, noi siamo appena dietro, volevamo arrivare ma ci hanno bloccato proprio a causa di questo
arrivo delle aviazioni e quindi della reazione rabbiosa dalle due artiglierie. Comunque nella direttiva dell'offensiva ucraina annunciata ormai da oltre un mese da Zelensky verso Kherson. Vedete il fiume Dnipro dietro, il Dnieper, che in questo momento viene bloccato, cioè il passaggio dei rinforzi russi da Mariupol, dall'est, dal Donbass, viene bloccato qui sul Dnieper, quindi sparano molto di meno i russi perché hanno meno munizioni, hanno difficoltà di rinforzare le loro truppe a Kherson. Ecco la logica di essere qua. L'offensiva di cui parla Zelensky è quella di scendere davanti, quindi da ovest e da nord, dove siamo noi, qui nella zona di Pervomyskyj, Chernihivka, dove sono i russi, verso Kherson. Quindi siamo sulla direttiva dell'attacco, della controffensiva ucraina. Che hanno difficoltà a fare passare rinforzi, stanno comunque mandando truppe a Kryvyi Rih. O almeno così dicono i comandi ucraini. Qui dicono che non è tanto vero, vedono più mezzi, ma non c'è movimento. E comunque l'idea è che potrebbero cercare di aprire un nuovo fronte qua per distogliere l'attenzione degli ucraini nell'attacco su Kherson. Siamo col tenente Luca. Останні декілька днів стало трошки спокійніше. Завдяки зброї західних партнерів. Luca sta spiegando che no, da uomo dal campo, lui non ha la grande visione strategica. Lui dice no, la situazione rimane sempre abbastanza calda, bombardamenti continui, e dice anche che semmai negli ultimi giorni un po' più calmo, anche per questo forse ci hanno portato qua in prima linea. Un'altra delle osservazioni è che grazie ai cannoni americani specialmente e occidentali che sono arrivati, adesso hanno un po' più facilità, i russi sparano meno, perché hanno meno munizioni, proprio perché non riescono a portarle, e questo naturalmente gli facilita un po' la vita. Però hanno bisogno di armi, questo continuano a dirlo tutti, per fare l'offensiva su Kherson, per completare la conquista di Kherson, loro hanno bisogno di più armi, continuano a chiederlo.